Grazie Presidente, salve Sindaca, soprattutto salve Assessore, ben arrivata. Una donna, io ho avuto l'onore di conoscere e di parlare con lei a lungo, diciamo, su alcune questioni del Verde, anche per incontrarci, conoscerci e confrontarci, insomma, sulle questioni di Roma. Un incontro proficuo, veramente importante, dove sono uscito con grandi speranze, con grande voglia, insomma, ecco, di continuare e proseguire l'attività di questa amministrazione sulle tematiche ambientali. Devo dire una donna con grande voglia, con grande tenacia e con le idee chiare sulle varie questioni della capitale, dove già ha individuato le priorità, dove intervenire, dove proseguire su una strada appunto per portare in breve termine dei risultati tangibili, e questo chiaramente andrà a beneficio della cittadinanza romana. Perciò, oltre chiaramente ai numerosi regolamenti, come sono stati oggi elencati, come regolamento del verde, regolamento degli orti urbani, il regolamento sul benessere animale, il regolamento sull'inquinamento acustico, il regolamento anche sulle botticelle, insomma, vari strumenti che a breve arriveranno e approderanno in aula, dove l'assessore già ha avuto modo di studiare, di rendersi conto di quello che chiaramente è il dispositivo in sé, perciò anche il grande lavoro che è stato fatto. Oltre a questo, le priorità sui parchi, sull'impatto ambientale che appunto bisogna migliorare in questa capitale, perciò una visione d'insieme per proseguire su una strada della sostenibilità, su una strada che va a tutela della biodiversità. Perciò degli intenti comuni, ecco, questo veramente ci rassicura. Lei avrà tutto il supporto, oltre dell'Assemblea Capitolina, ma della Commissione Ambiente, che sarà al suo fianco per aiutarla in questo percorso, in questo tragitto. Perciò, insomma, le facciamo il nostro grandissimo in bocca al lupo e avremo sicuramente un gran lavoro da fare, ma soprattutto anche siamo sicuri e certi dell'ottimo risultato che insieme porteremo a questa capitale. Grazie.